Okay, ja. Perciò finalizzo il consiglio comunale, facciamo l'appello con la segretaria. Ma proprio concetto, dalla Tranquillo. Presente. Gaetano in licenza. Assente. Polito Francesco. Presente. Vassallo Domingo. Presente. Curcio Vincenzo. Presente. Amato Francesco. Presente. Rosso Franco. Assente. Scannelli Giacomo, presente. Novellino Mario, presente. Puccio Guido. Ok, allora senti. Noi iniziamo con il primo argomento, lettura e approvazione del pari seduta precedente. Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale numero 20 del 22/07/2021. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. Numero 21 del 22/07/2021. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale numero 55 del 08/07/2021. Ad oggetto variazione d'urgenza del bilancio di previsione 2021-2022. Argomento numero 2. Ratifica ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000 e la deliberazione della Giunta Comunale numero 71 dell'11/08/2021, avendo ad oggetto variazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 175,4 del 2. Ne parla Francesco Lottino. La norma dell'articolo 175,4 del 2, la Giunta ha competenza a deliberare la variazione di bilancio di urgenza, salvo ratifica delle stesse da parte del proprio consigliere entro il termine di 60 giorni, quindi entro il 2012. Allora, con delibera 71 dell'11 agosto 2021 è stata disposta una variazione di urgenza in termini di competenze di cassa da parte della Giunta Comunale. A seguito di una nota, la protocollo 2351 del 2 agosto 2021, a firma dell'ufficio tecnico comunale, del quale praticamente quindi, ha presentato quindi, una relazione tecnica relativa ad interventi da effettuare per l'impegno singolo ambientale con annesso quadro economico generale. L'ufficio tecnico ha preso spunto una serie di altre notizie fornite dalla Giunta. Ultimo semestre del 2015. Allora, questa variazione di urgenza ha previsto un'applicazione, tra l'altro, di avanzo vincolato, scaturente dal rendiconto 2020 approvato con delibera il 17 e 28 giugno, per totali di 178.089,40, di cui 149.512,91 relativi a fondi di misura 15.1 anno 2019. E 29.370,49 relativi sempre ai fondi della stessa misura nell'annualità 2018. Nel dettaglio degli interventi finanziati con questa variazione, quindi annoveriamo innanzitutto quindi, la realizzazione di un sistema di videosorveglianza e controllo del territorio. Praticamente il Comune è stato beneficio di un contributo da parte della prefettura di Salerno per 32.500 euro, pari al 50% dell'intervento complessivo di 65.000 euro, quindi partecipa con la rimanente quota di 32.500 euro. E a questo progetto l'obiettivo è quello di realizzare un sistema di sorveglianza su tutto il territorio comunale, quindi a beneficio anche degli interventi delle forze dell'ordine, anche per quanto attiene al patrimonio boschivo, quindi in modo da tutelare il patrimonio boschivo da eventuali attività intraprese in modo illecito. Quindi questo intervento è uno di finanziare l'intervento della misura, quindi con l'applicazione di avanzo di 2.500 euro. Allora, proprio perché quindi, sono fondi della misura 15.1 è finalizzata la vittoria salvaguardia del patrimonio forestale, quindi rientrano in questa casistica.
Inoltre sono state finanziate un intervento di promozione di vista del patrimonio boschivo, praticamente quindi l'amministrazione interna, quindi attraverso l'acquisizione di una rete di cartografia stradale, quindi attraverso le cartografie che riguardano quindi porzioni di territorio anche oggetto del ricevimento della pubblicità dei comuni di Casaletto e del territorio di Bonatti, in modo tale da rendere facilmente fruibili e turisti, insomma, anche questi minerali all'interno dei posti. L'altro intervento finanziato è quello della predisposizione del PAF, il piano di assessamento forestale che in virtù dell'articolo 85 del regolamento regionale 2 del 2020 ovviamente è finalizzato alla conservazione e miglioramento, quindi, insomma, del bosco, della biodiversità, fauna, sistemazione di terreno forestale e quant'altro. In merito a questo intervento, quindi su esplicito parere da parte dell'ente, gli uffici regionali, la Direzione Politica Agricola, Alimentari e Forestali, con nota protocollo 2020 del 29/5/2023/6 gennaio 2020, ha praticamente, insomma, ha autorizzato, tra virgolette, insomma, l'utilizzo dei fondi della misura 15.1 per il finanziamento di questa attività, anche perché è un'attività rientrante praticamente come scopre anche della misura 15.1, insomma, quindi questi video attraverso la situazione del CAP. L'altro intervento è quello della ricostruzione boschiva del bosco in località Zepparra. Su segnalazione dei carabinieri e parchi della stazione di Urgelati del 28 giugno 2021, quindi è stata rappresentata la necessità di intervenire sul bosco della Zepparra al fine di tutelarlo da, insomma, dei batteri, insomma, che stanno aggredendo il materiale. È stato interessato da un incendio qualche anno fa. Praticamente le piante, oltre a costituire un pericolo per un coltivatore delle persone, sta cominciando a creare dei batteri, praticamente una carica batterica che può essere nociva anche alle restanti piante del bosco. Quindi loro stessi sono intervenuti e hanno suggerito, legato al problema della pubblica incolumità, comunque il sindaco ha fatto l'ordinanza, proprio un problema di tutela della biodiversità di quell'area boschiva, perché si stanno sviluppando. Ma hanno tagliato, no, ho fatto un intervento, ci devo loro, dire, ha fatto uno studio, perché bisogna dare un incarico, in quella spesa prevista si darà un incarico a un tecnico per togliere quelle piante di pino pericolose, ma per creare anche un diradamento, perché all'interno si stanno creando delle microzone dove sta nascendo, diciamo, le specie autoctone di quel posto, perché i pini furono messi a suo tempo proprio per creare questo nuovo tipo di piante. C'è un leceto, ci sono delle piante tipo lamboni, non lo so, ma il comandante della foresta. Bisogna dare spazio a queste piante creando una sorta di piccole oasi praticamente all'interno di questa pianta, perché è una pianta molto estesa e la parte più danneggiata è proprio quella verso il lato della strada. C'è proprio un pericolo di sicurezza per la macchina, per tutto questo. È più che altro, diciamo, capire tecnicamente come l'ha fatto da un agronomo, cioè non siamo certamente. Però è una cosa importante, perché altrimenti là si compromette tutta quella parte di bosco, possono nascere dei batteri, tipo una malattia della pianta, il contagio pure di altri, che sono una cosa molto importante. Infatti è un piacere di fare questa cosa. E poi l'ultimo intervento è quello finalizzato per rendere l'acquisto di automezzi e macchinari strumentali, quindi all'effettuazione dell'attività di cui, insomma, a supporto delle attività, insomma, per il 15.1. Allora, questa variazione di urgenza è stata posta nel monitoraggio proprio dei responsabili, quindi è stata realizzata, quindi, insomma, in equilibrio sia per quanto riguarda la parte, quindi rispetto all'equilibrio di parte corrente e parte l'equilibrio di cassa, e non pregiudica l'equilibrio di finanza pubblica. Quindi il revisore dei conti ha espresso parere favorevole e quindi è sottoposto, quindi, insomma, all'approvazione, alla ratifica, quindi, da parte dell'organo consigliato, nei termini di legge, quindi la zona dei corsi 60%. Passiamo alle votazioni. Posso solo una. Ti prego, al bosco Zepparra, potendo la forestale, dire la possibilità, quindi la possibilità di sostituire la pinita, perché sta andando verso quella cosa che adesso hanno certificato.
sostituirla magari con un bosco che possa dare innanzitutto possa svilupparsi su quella zona e dare un'economia pure diretta alle casse del comune, tipo l'epoca lì, cosa che nei 7 anni viene a crescersi e a poter essere utilizzato. E mantenere comunque la tranquillità, quindi l'incolumità pubblica, sia così come è la conformità del costume per chi attraversa la strada in quel momento e di passaggio. Aspettiamo la relazione del tecnico, quello che dice. Abbiamo l'incolumità, se c'è la Montellino è adatto perché si è creato fertilizzato. Quello è stato proprio per creare quel terreno adatto per un diverso tipo di terreno. Non è una pianta definitiva, è di transizione per creare le condizioni. Per Pino, quella al posto doveva essere almeno 20 anni fa costituito, però c'erano norme a favore e norme contrastanti. L'altezza di queste piante adesso sono solo un pericolo, tant'è che è un continuo cambiamento. Magari vedete se è possibile forzare la situazione, vedete come a quel punto abbattere, perché economicamente non porta nulla, sarà sicuramente un costo per la gestione di quell'area, prima che la crescita delle altre piante del territorio ci metteremo tempo, perché saranno coperte, affogate, non gli daranno uno sviluppo così immediato. Magari abbattere e creare subito una vegetazione più adatta, tanto idonea alla tranquilla incolumità e tanto agevolata in un'economia pure più diretta, più veloce. Vabbè, teniamo un attimino soprattutto dobbiamo attendere la reazione della roba. Ho capito, poi dopo che pensiamo di muoverci, vediamo un attimino in base a quello che ci dirà. E poi magari insieme alla forestale pensiamo di trovare. La forestale al di sopra, insieme agli esperti della materia, sicuramente ne sanno tantissimo più di me, però penso che si possa ovviare a questo. Quindi il vino non è andato molto peggiorato anche è pericoloso, è solo pericoloso. Ma quella fascia ogni anno, la comunità montana deve fare quella fascia per cercare, non va in incendia solo. È solo un costo, è un costo. No. Se ce la fanno oggi, tra l'altro è previsto anche nel piano di assestamento. La riconversione, cioè cambiare quel tipo di pianta, no, bisogna vedere, perché là è zona bassa. Dovrebbe essere accelerata proprio in funzione però di questa. La forestale di questa forse ci dà, cioè è un aiuto per poter fare. La relazione della forestale potrebbe andare a portare un'attenzione diversa pure al parco, perché altrimenti i temi tra parte di regione per la mano. Che campo non senta questa cosa. Che possiamo andare alle votazioni quindi? Allora, il terzo argomento, ratifica ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo della liberazione della giunta comunale numero 78 del 12/08/2021, avendo ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio numero 7, ai sensi dell'articolo 175,4 del 2, ne parla il dottor Lettieri. Sempre a norma, prima del 175, nell'articolo 175,4 del 2, la giunta comunale il 12 agosto ha adottato il provvedimento numero 78, sostanzialmente una nuova reazione di urgenza, quindi al bilancio di previsione 2021-2022. Allora, ovviamente il Consiglio è chiamato a ratificare quel provvedimento. In che cosa consisteva questa variazione? Perché si rese necessaria? Innanzitutto era necessario programmare l'attività estiva, quindi insomma, dell'amministrazione, e nel risultato dell'amministrazione vincolato derivante dal rendiconto 2020, l'ente aveva accantonato un importo di 5.157,3 derivante da contributi di soggetti privati, vincolato al finanziamento di manifestazioni di carattere sociale, culturale e turistico. Allora, questa era la prima necessità insomma, di inserire in bilancio queste somme che erano un avanzo vincolato. Inoltre il Comune quindi, è risultato beneficiario di un contributo di
cui la legge DL 73 del 2021, poi convertito nella 103 del 2021, pari ad un importo di 2611,49, i cosiddetti centri estivi anno 2021, sono stati finanziati per poter garantire, insomma, in tempo, insomma, le attività, insomma, del centro estivo presso la zona marina praticamente, quindi è stato necessario provvedere d'urgenza la colonia estiva. È stata redatta quindi questa variazione, sempre ovviamente in pareggio, sono stati acquisiti i primi pareri responsabili, successivamente anche delle misure dei conti pareri favorevoli. E quindi il Consiglio è chiamato a ratificare il termine di sindaco. Andiamo alle votazioni? Prendiamo esecutivo. Il quarto argomento, comunicazione delibera di giunta comunale numero 67 del 22/07/2021, avente ad oggetto relazione al piano esecutivo di gestione. Premesso che dal 1 gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo ordinamento contabile, di cui il decreto legislativo numero 23 giugno 2011 numero 118, integrato e modificato dal decreto del 10 agosto 2014 numero 126, visto l'articolo 175 del TUEL che disciplina la variazione di bilancio di previsione al piano esecutivo di gestione, visti in particolare i comma 5 bis, 5 ter dell'articolo 175 del TUEL, che rispettivamente recitano l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva la variazione del piano esecutivo di gestione e con il regolamento di contabilità si disciplina la modalità di comunicazione del Consiglio e delle variazioni di bilancio di cui al comma 5 bis. Visto il regolamento di contabilità approvato con decreto del Consiglio Comunale numero 29 del 22/12/2015 e vista la deliberazione di giunta comunale numero 67 del 22 luglio 2021, avendo ad oggetto la versione del piano esecutivo di gestione, di cui c'è anche l'allegato 1, volevo chiedervi se c'erano su questi degli interventi da parte vostra per poter poi passare successivamente al prossimo argomento. Ok. Praticamente si tratta, scusa, una semplice comunicazione. Quindi, quindi non di sostanza di una votazione, ma una semplice comunicazione della variazione al PEG conseguente alla variazione di assestamento quindi effettuato in Consiglio Comunale. No? Quindi il testo unico del regolamento prevede una semplice comunicazione al Consiglio Comunale, una presa visione. No? Non si Allora, il quinto argomento, comunicazione delibera di giunta comunale numero 75 dell'11/08/2021, avendo ad oggetto variazione e stanziamento di cassa ai sensi dell'articolo 175,5 bis lettera D. Premesso che dal 1 gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo ordinamento contabile di cui il decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118, integrato e modificato dal decreto 10 agosto 2014 numero 126. Visto l'articolo 175 del TUEL che disciplina le variazioni di bilancio in previsione al piano esecutivo di gestione, visto in particolare il comma 5 bis lettera D che stabilisce la competenza della giunta comunale per adottare le variazioni delle dotazioni di cassa, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia negativo, visto l'articolo 175 del TUEL che contestualmente recita: con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5 bis. Visto il regolamento di contabilità approvato con decreto del Consiglio Comunale numero 29 del 22/12/2015, vista la deliberazione di giunta comunale numero 75 del 11 agosto 2021, avendo ad oggetto variazione e stanziamento di cassa ai sensi dell'articolo 175, comma 5 bis, lettera D. Qui anche la stessa cosa, se magari Francesca vuoi dare anche tu questa delle spiegazioni, magari così poi magari se ci sono degli interventi da parte vostra, se no passiamo pure io al. Sì, vedendo qui sono ancora più siccome prima, nel senso che allora il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza per 3 anni e in termini di cassa per il primo anno. Allora, le variazioni sugli stanziamenti di cassa devono essere fatte in modo tale che garantiscano al fine dell'esercizio un fondo di cassa non negativo. Ok, quindi gli stanziamenti di cassa inseriti nel bilancio di previsione sono suscettibili di variazioni, quindi che vengono apportate con provvedimento di giunta comunale.
è alla missione 1, programma 11, titolo secondo, ma aggregato 2, quindi c'era all'interno di questa missione la necessità di incrementare di 5.721,48 questo stanziamento di cassa per finanziare le spese di cui al capitolo 82/10. Soltoni praticamente un dipende si è dotato di 9 PC, di 6 PC, quindi era necessario quindi, insomma, garantire lo stanziamento di cassa su questo capitolo 82/10 e essere fatta questa variazione di cassa. E come acquisto a testo unico, quindi anche di questo tipo di variazione quindi viene data la comunicazione al Consiglio Comunale. Allora questo sicuramente no? Argomento numero 6, variazione di bilancio di previsione 2022-2023, numero 8, ex articolo 175 del decreto legislativo 267 del 2000. Ne parla il dottor Lecchini. Allora, per quanto riguarda questa variazione, che è sottoposta nella porzione da parte del Consiglio Comunale, ovviamente ci sono delle note, quindi la protocollo 2188 del 2021 dell'area amministrativa, 2191 dell'area finanziaria e 3216 dell'area tecnica. Ora, consiste in una forma di allegato 1 a questa delibera, con le quali sono state suggerite delle variazioni dal punto di vista di competenze di cassa al bilancio attuale, quindi, insomma, anche perché è sempre siamo a settembre-ottobre, quindi andando della gestione, quindi intervenute esigenze di bilancio, quindi determinano la necessità di dover aggiustare quindi, insomma, gli stanziamenti di alcune missioni e programmi e titoli di ora, la variazione di cui stiamo parlando riguarda sia gli stanziamenti del 2021, del 2022 e del 2023 e prevede l'applicazione di avanzo vincolato stabilendo il reticolo 2020 per totale di 202.280,70 di cui 193.780,70 per il finanziamento di spese correnti e 8.500 per il finanziamento di spese di parte capitale. Allora, per quanto riguarda quindi, insomma, l'avanzo, insomma, da cosa scaturisce quindi l'avanzo che viene applicato per finanziare questi interventi? Allora, fondi di accantonamento per tagli boschivi, 18.974,06, fondi di misura 15.1, quindi 142.090,38, fondi di misura 225, 2.320,36, fondi di Vita Pascolo, 10.956, fondi regionali per l'organizzazione dei rilassi di Lama, 12.240. Allora, per quanto riguarda invece il finanziamento delle spese di parte capitale, si applica l'avanzo vincolato per 8.500 euro derivanti da oneri di urbanizzazione. Parliamo di somme che sono ovviamente quindi fanno parte dell'avanzo vincolato già approvato e quindi necessitano quindi, insomma, necessita di un passaggio in Consiglio Comunale per applicare queste quote. Okay. Cosa vanno a finanziare insomma, queste quote? Quindi una serie di interventi quindi, relativi alle tre aree. In modo particolare quindi, l'area amministrativa ha segnato la necessità di modificare gli stanziamenti di spese che riguardano la riflessione scolastica, quindi c'è la possibilità con l'inizio di un nuovo anno scolastico quindi, insomma, di partire con un'imminenza. Ok, quindi sia per quanto riguarda la parte completa e la parte spesa, quindi insomma stanziamento per quanto riguarda la direzione scolastica. Inoltre quindi stanziamenti che riguardano l'acquisto di gas e riscaldamento, quindi registro di stato civile, materiale d'ufficio e quindi per lavoro di manutenzione degli uffici comunali. Tutto ordinario. Sì, perché c'è spese ordinarie, queste qua, insomma, diciamo, di amministrazione. Tra uno stanziamento importante, quindi insomma, sono 8.000 più 7 e 15.000 euro che riguardano praticamente la sistemazione dell'aula consigliare della sede comunale praticamente. Sul 2022-2023 il responsabile dell'area amministrativa ha segnalato sulla necessità di inserire gli stanziamenti per l'entrata e per la spesa per le disposizioni di mezza scolastica per evitare che a gennaio 2022, come che il bilancio di previsione dovesse sospendere il servizio perché non fosse, cioè, in assenza di previsione di bilancio. Per quanto riguarda l'area finanziaria, invece, praticamente andiamo a modificare gli stanziamenti di spesa per quanto riguarda i servizi di gestione software dell'ufficio di ragioneria, 2.000 euro, e inoltre, e questo è importante, quindi prevediamo sia in parte tra che in parte spesa, quindi gli stanziamenti per relativi ai diritti di istruttore per prevedere l'ufficio di lavorazione di vigilanza ambientale. Praticamente quindi, il Comune di Caserta è stato delegato dalla Regione Campania per istruire e rilasciare l'autorizzazione di
incidenza ambientale. Quindi c'è una commissione che da regolamento mi va remunerata con gli oneri derivanti praticamente dai diritti di istruttoria. Abbiamo creato quindi per la parte numerica e per la parte spesa con gli stanziamenti a fine giugno per remunerare la loro attività. Questo riguarda sia il 2021, 2022 e 2023, quindi non di più. Per quanto riguarda invece quindi, le generazioni da parte dell'ufficio tecnico, quindi sono un po' più numerose, quindi innanzitutto per la parte entrata abbiamo incrementato gli stanziamenti di entrata per quanto riguarda l'area capello, in virtù degli incassi registrati, insomma, c'è un incremento di 5.377.06 dati insomma, che tengono conto dei versamenti effettuati alla, a fine agosto, ai mesi di settembre. Allora, inoltre, sempre per la parte entrata, quindi abbiamo registrato un'entrata di 25.960, quindi praticamente a seguito di una gara, quindi ha giudicato quindi, il bosco Monte Iuncolo e quindi prevediamo, siccome il contratto prevede il versamento di un importo entro fine anno, quindi abbiamo adeguato lo stanziamento che noi abbiamo previsto in bilancio. Monte Iuncolo. È aggiunto. Ma andando da solo vicino alla parte di sinistra. È la parte verso la zona di Allora, poi riguardo la parte spesa, abbiamo praticamente quindi non solo previsto come previsto dalla norma, quindi vincolato il 10% del prezzo di aggiudicazione in un determinato stanziamento. Abbiamo praticamente previsto 2.000 euro come riguarda l'acquisto di sale per il disgelo delle strade per il periodo invernale.